Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi è arrivato questo, il Tello. Non è un video recensione, non è un video unboxing, è solo un video per parlare un attimo di questo prodotto. Ho aspettato fino adesso per acquistare il Tello, non l'ho acquistato appena uscito, perché secondo me aveva bisogno del suo controller. Cioè, nella pubblicità che si vedeva sin dall'inizio nel sito della Ragetech, si vedeva il Tello pilotato con un controller della Gamesir, che però fino adesso non era mai stato disponibile, quindi non mi convinceva appieno acquistare questo prodotto senza il suo controller specifico, soprattutto per i dispositivi con iOS. Per Android c'era qualche controller, anche se secondo me non era nato per lui, erano controller per gaming che venivano usati per il Tello, e mentre per iOS c'era solo il Game Vice, che però era un prodotto che secondo me costava uno sproposito. Cioè, non poteva il controller per guidare il drone costare come il drone, e in più non era neanche nato apposta per il Tello, ma era un controller anche lì adattato da un controller per giochi adattato al Tello, mentre adesso è uscito finalmente il suo controller. Quindi con il suo controller, secondo me, questo prodotto adesso acquista ancora più senso, perché con il suo controller della Gamesir, che è stato progettato apposta, cioè è nato apposta per il Tello, è compatibile sia con iOS che con Android, e ad un prezzo sicuramente più giusto per questo tipo di prodotto. In più nasce come prodotto nato apposta per pilotare il Tello, quindi sicuramente ha più vantaggi rispetto agli altri controller che venivano usati fino adesso, e quindi adesso secondo me aveva senso acquistare il Tello. Io ho aspettato fino adesso per questo, per avere il suo controller con il Tello, perché i droni cinesi di questa fascia, anche il Tello è cinese, però gli altri droni cinesi di questa fascia di prezzo comunque hanno un controller già incluso nella confezione. Quindi per diciamo fare un paragone magari con altri prodotti, bisognava avere un suo controller secondo me, se no già di partenza c'era un qualcosa che non era uguale nel confronto. Adesso è uscito, ce l'ha, quindi adesso secondo me vale la pena, e sicuramente dà un qualcosa in più al Tello, che già ha un sacco di firmware di aggiornamento, quindi è in continuo sviluppo. Questo controller ha un'app dedicata da installare nel nostro device per continuare a aggiornarlo, quindi un'app dedicata per gli aggiornamenti del firmware del controller. Quindi abbiamo un drone che è in continuo aggiornamento, e probabilmente anche il suo controller avrà un sacco di aggiornamenti, quindi avremo un drone che probabilmente adesso darà sicuramente il meglio di sé. Quindi adesso secondo me è arrivato il momento di acquistarlo e provarlo in maniera più completa e nel massimo delle sue potenzialità, che secondo me ha più senso. Quindi diamo un'occhiata veloce al controller della Gamesir T1D, che nasce apposta, ripeto, per il Tello. Andiamo a tirarlo fuori dalla confezione. Ok, secondo me il pad è fatto molto bene, è fatto tipo di pelle finta, ok? Le clochettine si muovono benissimo, morbide, giuste. Qua abbiamo il supporto per il nostro telefono, che si allunga, si allarga, e direi che il prodotto secondo me è fatto bene, e il prezzo è onesto, nel senso non costa una follia, anzi prezzo onestissimo. Nasce apposta per il Tello, quindi adesso possiamo con questo vedere le vere potenzialità del Tello con tutti i suoi aggiornamenti, e vedere fino a che punto il Tello ha delle potenzialità e invece dove ha delle mancanze, perché adesso così è completo e lo si può vedere fino in fondo nella sua reale potenzialità. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!